Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete dal setup, ovvero con tutti gli ingredienti qui accanto, oggi faremo una nuovissima ricetta slime. Più un esperimento e un'idea che ho avuto e volevo sperimentarla insieme a voi. Infatti oggi proveremo a fare un super slime crunchy utilizzando queste pietruzze e sarà uno slime bicolore. Infatti lo voglio fare sia blu che rosa e poi mischiarli e vedere un po' come viene facendo anche lo slime di due tipi differenti. Ovvero uno slime lo faremo con la colla trasparente e uno slime lo faremo con la colla bianca, sperando che l'esperimento comunque riesca. Se siete curiosi di vedere questa ricetta e magari di vedere altre ricette slime in futuro, ovvero nei prossimi giorni, lasciate mi piace adesso. Cerchiamo di superare i 1000 mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, tappate la campanella per non perdere nessuna notifica e per non perdere nessun nuovissimo video. E prima di andare al video saluto Deborah Liporace e Asiuccia Kawaii. Come al solito trovate le regole per essere salutati nei miei video giù in descrizione. Ma allora partiamo subito con gli ingredienti. Andrò ad utilizzare per uno slime colla bianca questa qui della Scola, vi lascio il link in descrizione di Amazon dove io l'ho acquistata, sapore schiumoso. Per l'altro slime andremo ad utilizzare questa colla trasparente. Io utilizzo questa qui della Primo e l'ho acquistata in un negozio cinese, infatti l'ho anche pagata 5 euro. Cattivi perché hanno aumentato il prezzo, prima la pagavo 4,50 euro, 4,30 euro. Un pizzico di acqua, come al solito io qui ho la mia fantastica bottiglia di Call of Duty. Come attivanti andrò ad utilizzare bicarbonato e soluzione per lenti a contatto, coloranti, colorante rosa fucsia e blu azzurro. Io adesso sono in fissa con gli slime profumati, quindi andrò ad aggiungere una fragranza e questa qui mi ricorda tantissimo la crema per il corpo Nivea, è di mia sorella, quindi non so dove possiate reperirla, magari me lo faccio dire e ve lo scrivo in descrizione. E come ingrediente tra virgolette principale avrete bisogno quindi di questi sassolini che sembrano quasi granelli di zucchero e io li ho acquistati in un negozio per cinese. Si chiamano River Rocks, in realtà erano nella sezione di prodotti per l'acquario. E poi ovviamente avrete bisogno di contenitori per conservare gli slime e due ciotole con due bastoncini per fare gli slime. Partiamo dal primo slime e facciamo quello lì celeste. Per questo qui celeste vado ad utilizzare la colla bianca, quindi vado a fare una specie di base slime con non tantissimi ingredienti. Infatti vado ad utilizzare colla. Non voglio fare nemmeno uno slime troppo grande. Bicarbonato, giusto un pizzico. La mia fragranza, io adesso vado sempre con un tappino perché quando aggiungevo soltanto le gocce poi a lungo andare lo slime perdeva la fragranza, invece se vado ad aggiungere un tappino lo slime resta super super profumato. E inizio a mescolare. Poi andiamo ad aggiungere il sapone schiumoso, a breve arriverà la ricetta, lo dico in ogni video ma perché me lo chiedete, quindi non vi preoccupate, la ricetta è praticamente pronta, devo soltanto trovare il tempo di registrarla. Vado a fare quindi un paio di spruzzate di sapone schiumoso e continuo a mescolare e il mio slime praticamente si sta già addensando da solo. Ora vado con il colorante, dato che i sassolini sono celesti vado ad aggiungere qualche goccia, stavo dicendo, di colorante azzurro. Vado ad addensare il mio slime. Ero convintissima di avere il beccuccio. Speriamo che non l'ho addensato troppo adesso. Ero convinta di avere il beccuccio e quindi stavo andando a fare una spruzzata. Forse non era troppissimo. Noi ci vediamo quando avrò finito di addensare questo slime. Ok, a questo punto che il mio slime, come vedete, è addensato ma è ancora leggermente appiccicoso, lo vado a mettere da parte e a riposare. Nel frattempo facciamo quello lì trasparente. Tenete conto, dovete lasciare il vostro slime leggermente appiccicoso perché deve poi trattenere le rocce tra virgolette. Quindi adesso andiamo a fare quello lì trasparente e quindi avrete bisogno di colla trasparente, appunto, bicarbonato, sempre un pizzico, fragranza, colorante. Questa confezione è super difficilissima da usare. Infine un goccio d'acqua, ma davvero un goccio, è giusto per diluire leggermente di più la colla. Questa qui è la mia solita ricetta per un clear slime e forse ho messo troppo colorante. Voi ovviamente potete lasciare il vostro slime poi a chiarificare, quindi a diventare trasparente. Perlomeno andandoci ad aggiungere la sabbiolina non fa niente. Abbiamo ottenuto un fantastico color lampone, vi devo dire la verità.
sembra quasi una marmellata. Ed ora andiamo a addensare il nostro slime. Come prima, una spruzzata, mescolate, una spruzzata e mescolate. Noi ci vediamo quando questo sarà addensato. Ok, a questo punto che anche questo sarà fatto e sarà anche questo leggermente appiccicoso, ma super super scoppiettante, è venuto un fantastico fucsia. Volevo più un rosato. E quando ho aggiunto il colorante non ho pensato che, dato che la mia base era trasparente, sarebbe venuto un fucsia vero. Se la mia base fosse stata una colla bianca sarebbe diventato un fantastico rosa. Invece è un fucsia identico alle mie unghie. Vi faccio sentire un mini mini di ASMR per ogni slime. Ma davvero un mini ASMR. Allora, dato questo non fa tantissimi scoppietti quando lo andiamo a pigiare con le dita, perché è ancora un po' appiccicoso, vedete? Invece questo qui trasparenticcio, tra virgolette, questo se lo lasciate riposare, vi ho detto, diventerà semi trasparente, l'ho addensato troppo. Ma partiamo con le pietruzze celesti. Ne vado a mettere un po' nella mia ciotola. Ne voglio aggiungere davvero tantissime, quasi della stessa quantità dello slime. E ok. Fa tantissimi scoppietti, non è più appiccicoso perché ormai le rocce all'interno hanno assorbito tutta l'appiccicosità del nostro slime. Ma scoppietta un sacco. E il nostro slime tiene così anche la forma, cioè guardatelo, tiene la forma tantissimo. Ora passiamo a questo qui fucsia. Prendo le mie rocce. Ora non sono sicurissima che funzionerà con questo qui, perché l'ho addensato troppo. Ok, devo dire con un po' di difficoltà le nostre gemme restano all'interno dello slime. Ma comunque non ne vado ad aggiungere di più perché altrimenti il mio slime non le trattiene. Ma comunque guardate quanto è venuto figo questo qui. Super, super fighissimo. Adesso li andiamo a sistemare nelle nostre confezioni. Un po' lo metto così, quest'altro lo vado a mettere così. E se voi lo lasciate riposare un po' di giorni prima di giocarci, i due colori si mischieranno e faranno un fantastico effetto ombre. Andiamo a giocare un po' con questi due che mi sono avanzati. Li andiamo a mischiare e giochiamo un pochino. Come vedete questo slime scoppietta un sacco, poi il colore finale è wow, è un lilla violaceo bellissimo, davvero davvero bellissimo. In più il nostro slime tiene poi anche la forma. Seguitemi su Instagram, mi trovate come French Dreams Official, per vedere poi quando i due slime si saranno mischiati che effetto avranno. L'ombre slime ve lo mostrerò su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate del risultato, se vi piace, se io lo adoro. Se volete altre ricette del genere fatemelo sapere anche con un commento. E per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime mischiato. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sugli slime divisi. Io vi saluto e ci vediamo
vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!